Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in Vita da Stefi, canale YouTube che ha superato i 500 iscritti. Cioè, veramente, io mi sento YouTuber vera, di quelle che festeggiano i 50.000 o roba del genere, ma dico sul serio, non è che scherzo. Ovviamente, siccome io rimango la solita non vera YouTuber, vi beccate la sottoscritta piena di capelli bianchi perché ho appena finito lo shampoo, anzi in realtà ho i capelli ancora un pelino umidi e siccome ho prenotato martedì il colore dalla parrucchiera, non posso ricoprirli del robino che tamponcino di Shein che metto di solito, perché poi sennò quando vado alla parrucchiera martedì lei non vede praticamente dove sono i capelli bianchi. Ecco, ho deciso di andare perché come vedete ci manco da. Allora, questi sono giusto per darvi un'idea, questi sono i capelli bianchi che io ho naturalmente, cioè questa è la mia ricrescita. Sono andata dalla parrucchiera il 27 di agosto e non ho più fatto il colore in casa. Quindi diciamo che, ecco, a parte le file, come vedete, cioè non è che sono tantissime. Io se per esempio mi faccio la coda e metto col tamponcino, copro giusto questi quattro peletti qui, in realtà non se ne accorge nessuno. Ne ho più tra le righe, diciamo, ecco, soprattutto su questa riga che è quella che ho più esposta alla luce. Non so per quale strano motivo, ma come vedete qui sono di meno. Vabbè, non era una disquisizione sui capelli bianchi questo video. No, questo è il video di che cosa è accaduto ad ottobre. E io spero di essere rapida. L'unica cosa che potrebbe salvarvi dai miei soliti sproloqui di 30 minuti è che ho fame. Sono le 19:15 e io ho appena finito il video, scendo a prendermi la pizza del sabato sera. Capite che ho un interesse, come dire, prioritario nella vita. Ok, sono molto contenta allora di varie cose. Vi dico subito, vabbè, quella seria, la diciamo così en passant, ottimo mese ottobre perché ho avuto qualche problemino di salute che però invece si è, cioè, come dire, che si è, esiste il problemino, però nel senso del dolore che ho tuttora, però si è rivelato non essere nulla di grave come temevo e quindi insomma va bene così, ottimo, ottimo risultato. Ho speso dei soldi per un esame medico, ma sono molto contenta di averli pagati perché quelli, ecco, soprattutto quando poi si hanno buone notizie del tipo non c'è niente, vanno bene sempre. Poi, di che cos'altro sono contenta? Sono contenta, questa era una cosa seria, insomma, ecco. Poi sono contenta anche del fatto che con ottobre, sono finiti i primi 2 mesi di utilizzo del New Face, quasi quotidiano, nel senso che loro, quando io ho iniziato ad usarlo il 1º settembre, e loro consigliano per i primi 60 giorni di usarlo almeno 5 giorni a settimana. Vi dico che c'è stata solo una settimana in cui invece che 5 l'ho fatto 4 volte. Sì, stavo un attimo. Ok, l'ho usato 4 volte, ma ci sono state delle settimane in cui l'ho usato 7 giorni su 7, altre 6 su 7, quindi va bene così. Adesso ovviamente non voglio terminare l'utilizzo, anzi ho ordinato ieri su Amazon il gel per gli ultrasuoni che mi serve per fare il New Face. Voglio stabilire dei giorni, quindi ce li ho proprio sull'agenda, non so, faccio il martedì, giovedì e sabato e domenica, poi se ne salto uno di quei quattro saranno 3 giorni a settimana, che è sempre meglio di niente. I risultati, io mi guarderò un po' di video per vedere se per caso si ha un'idea, insomma, un po' più sollevata dell'occhietto rispetto ai video di fine agosto. Per curiosità, voglio andare a guardare un po'. Considerate che io, sinceramente, di effetto liftante del New Face, a parte i primi 2 minuti post utilizzo, non lo vedo. Quello che vedo, e voi non riuscite a vederlo perché comunque è una cosa che con i potenti mezzi a mia disposizione non è distinguibile, considerate che io ho solo il rossetto e non ho niente sul viso, è la grana della pelle, i pori
dilatati con l'utilizzo del New Face migliorano tantissimo, e non è una cosa che riscontro solo io, ma anche un'altra persona che usa il New Face sul gruppo Telegram dice sempre: per me i pori sono migliorati con l'utilizzo del New Face, quindi io continuo ad usarlo. C'è un apparecchio che si chiama Zip Halo, a seconda di come lo si vuole pronunciare, che ha sempre le microcorrenti, ma che pare sia molto più efficace sul discorso liftante. Se vedete, l'ho fatto vedere in un video anche Ornella del canale Ornitorella. Io però al momento non intendo investire soldi, ecco, in un altro apparecchietto per la faccina, cioè teniamo quella che è, non c'è molto da fare. Ok. Altra cosa, di cui sono abbastanza, no, sono molto contenta di ottobre è che mi sono allenata come dovevo. Lo so che vi devo fare ancora il video degli allenamenti nelle prossime settimane. Mi organizzo mentalmente su come voglio raccontarvi la cosa, perché sennò non si capisce niente e ve lo faccio. Poi sono molto molto orgogliosa di me stessa perché praticamente 2 minuti prima di fare questo video ho avuto un'illuminazione e ho capito che dovevo prendere questo quadernino. Allora, vi spiego, siccome avevo da segnare le spese del mese di ottobre, nel momento in cui volevo segnare quello che ho pagato, diciamo, come ordine IKEA, no? Delle cornici, delle altre cose che avevo preso all'IKEA e i colori per fare il mobiletto, eccetera, continuavo a cercare tra i file Excel sul tablet questa lista, diciamo, di cose che io avevo cominciato a segnare per il rinnovo casa già da alcuni anni, dove c'era per esempio i 10 euro dell'acquisto del mobiletto che poi ho dipinto. E proprio 2 minuti prima di girare il video ho avuto questa illuminazione, ho detto: ma non sono sul tablet, perché io avevo un quadernino dove facevo l'inventario make-up, le scorte, cose varie, prima di metterle sul tablet. Ho aperto il cassettone dei documenti che non ho messo in ordine, però devo dire che ho trovato al volo questo che in effetti è una vecchia agenda Happy Planner in cui io con dei fogli sempre da Happy Planner facevo questa lista. E ho trovato la mia lista rinnovo casa ancora qui, quindi io sono molto contenta di poter andare a inserire i vari importi su questa lista, perché poi qui c'è il divano acquistato nuovo, ci sono tutte le cose che sto cambiando molto lentamente negli anni, ma comunque ecco, c'è anche quello, è normale. E quindi io qui ci metterò la spesa di quello che ho speso all'IKEA tra cornici, eccetera, eccetera, che sono 78 euro. Aspettate, ce li avevo segnati sul tablet e adesso ve li dico, esatto. E poi quello che ho speso, che sono circa 50 euro più quello che ho preso dai cinesi, comunque insomma, circa un 55 euro, dopo ci vado a guardare. Comunque li continuo a mettere su questo foglio, poi nel caso me lo trascrivo anche sul tablet, però sono molto orgogliosa di averlo trovato nel cassettone dei documenti. Allora, quindi tutto questo perché io stavo facendo un recap di quello che ho speso ad ottobre. A questo punto, considerando l'ordine all'IKEA, una cosa che riguarda il rinnovo casa, quindi non degli extra per me. Io come extra di questo mese vado a mettere una sola voce che la metto comunque tra gli extra, anche se per quanto mi riguarda non lo è, nel senso che è una cosa proprio necessaria, fondamentale, però ce la mettiamo lo stesso. Allora, su AliExpress, poi vi faccio vedere le altre cose che ho preso. Io ho fatto un ordine apposta per questa, ho preso la mia agenda 2025. È un'agenda di questo marchio che non so se si reggerà mai, si chiama Kinbor, quindi KINB di Bologna OR. Se digitate su AliExpress questo marchio Kinbor, vi escono varie agende di vari formati, sono praticamente ispirate, liberamente ispirate da quelli di AliExpress, no, da quelli della Kinbor. Alle Obonichi giapponesi, le mitiche agende. E quindi questa è un'agenda, sapete come piacciono a me, che ha la settimana in verticale su due pagine.
Ci sono dei formati di agenda che hanno delle settimane diverse, ci sono le giornaliere, ci sono quelle piccoline da borsetta, sono fatte molto bene. Ne aveva parlato una youtuber che seguo da poco, che si chiama Creative M. E poi anche una cozza di Telegram che aveva preso, lei ha preso l'originale e poi ha preso anche un'agenda di queste. Vi dico che il materiale, la carta molto lucida, certo non sono agende su cui uno può dipingere perché la carta è troppo sottile, ma io sull'agenda ci scrivo le cose, non è che faccia questi lavori. Poi un video su come voglio organizzare l'agenda, i progetti dell'anno, perché ci sono una serie di pagine da utilizzare in vario modo. Lo facciamo a fine anno, addirittura con l'anno nuovo, forse a fine anno, non con l'anno nuovo. Però comunque vi segnalo se vi serve ancora un'agenda 2025 e non vi dà fastidio prenderla su AliExpress, perché ognuno ha insomma le sue giuste motivazioni, magari per scegliere di non usare questi siti. Se digitate Kinbor, vi vengono fuori vari tipi di agende. Guardate bene, non confondetevi, perché poi vedete un'agenda in foto, ve ne arriva un'altra. Se non fate attenzione, io ci ho guardato 200 volte per essere sicura che questa avesse la settimana come la volevo io. Questa agenda l'ho pagata 11 euro, che poi in realtà sono 10 perché io uso, vabbè, comunque metto 11 euro negli extra di ottobre come spese, per considerando l'agenda, perché praticamente io ho usato l'Etishop come faccio sempre e quindi mi rimborseranno, diciamo, mi hanno rimborsato, devo andare a sbloccare il credito sull'Etishop circa 1 euro. Se siete nuovi o se avete voglia, perché io non c'avevo voglia, di fare un nuovo account su AliExpress con un altro indirizzo mail, questa agenda costa molto meno, però io non c'avevo voglia di fare, perché per il primo acquisto ci sono alcuni prodotti che costano molto meno. Io non c'avevo voglia, mi andava bene pagarla a 10 euro un'agenda per l'anno prossimo. E secondo me li vale assolutamente, perché è fatta molto bene. Poi ci sono una serie di pagine in bianco alla fine. Vabbè, ne parleremo con calma, perché voglio fare un video di come organizzerò l'agenda e il 2025 in senso di progetti da fare. Però insomma non è questo il video, anche perché voglio la pizza. Voglio la pizza, quindi ci muoviamo. Su AliExpress, oltre all'agenda, io ho preso, indovinate un po'. Non ce la farete mai? Sì, ce la fate. Tre quadretti con i diamantini, che però non metto tra gli extra perché sono praticamente stati sottratti al budget che avevo delle vendite fatte al Mercatopoli. Adesso sono a zero, cioè non ho più soldi di cose vendute al Mercatopoli che posso spendere in hobby, eccetera. Quindi le altre cose che vado a comprare di questo settore andranno negli extra. È finita la pacchia. Ho preso su AliExpress dei quadretti con diamantini che sono un po' diversi, non so se si riesce a vedere. Praticamente i diamantini non sono tondi come quelli che avevo usato su Shein, ma sono proprio quadrati. Questo è un quadretto con le zucche che io vorrei terminare il prima possibile per metterlo, per sancire l'autunno praticamente, che ormai sta finendo, perché poi ho preso un quadretto fatto ad albero di Natale, che mi piace molto, e che io voglio mettere al posto di questo, cioè voglio creare in ingresso, sulla parete dell'ingresso, questo quadretto stagionale. Quindi in autunno ci sarà quello con le zucche, l'8 dicembre, se l'ho finito, metto quello con l'alberello e poi lo tolgo a gennaio. E poi ho preso questo terzo quadretto che andrà in cucina e che ovviamente hanno messo in una maniera tale che io non riesco a farvi vedere il disegno in nessun modo, ma non ce la faccio, non ce la farò mai. Perché? Perché si apre dal lato opposto. Lo so che avete tutti i motivi per scappare. Aspettate, forse riesco a farvelo vedere meglio. Eccolo qui. È un rotolo con le fragole, che secondo me
si abbina perfettamente, aspettate un attimo che vi faccio vedere. Si abbina perfettamente alla fetta di torta con le fragole che ho finito il quadretto precedente. Sono troppo contenta di queste cose. Da, ditemi che non è bella. Ditemi che non è bella la fetta di torta con le fragole. Queste più da lontano li guardate, più sono carini i disegni, perché ovviamente da vicino non rendono. Quindi finito il budget del Mercatopoli, adesso le cose vanno negli extra, ma per novembre di extra io ci metto solo l'agenda, che vi ripeto, per me non è neanche un extra, perché comunque è un acquisto assolutamente necessario. Per quanto riguarda detersivi, cibo, eccetera, tra Conad, Lidl e Caddis, ho speso 207 euro questo mese, quindi diciamo assolutamente nel pieno dei budget che mi sono data e vediamo un po' se mi ricordo. Ah, ok, no, non era una cosa di ottobre. Direi che di quello che ho fatto a ottobre vi ho detto tutto. Mi sono allenata, ho finito il quadretto, la fetta di torta. Ok, da ieri, se ho dimenticato qualcosa, non ci fate caso. È qualcosa che avevo detto devo farla a ottobre. Poi adesso, vabbè, ovviamente, ho fatto il mobiletto, ma quello lo sapete già, perché per i prossimi 10 anni io racconterò in giro: ho dipinto un mobiletto. Ecco, per cui insomma, quello lo sapete. Da ieri, 1º novembre, in realtà non perché era il 1º novembre, guardando io seguo spesso dei video di persone su YouTube, ma anche su Instagram, che leggono moltissimi libri, soprattutto donne, perché hanno un genere, perché gli uomini, non so se li ho beccati, ci sono uomini che leggono solo romance, che a me non me fregano molto, e uomini che leggono quasi tutta fantascienza, thriller, horror. Io, ecco, per quello diciamo che seguo soprattutto donne. Una ragazza in particolare che mi sta molto simpatica, che si chiama Gaia Lapasini, ogni tanto fa dei video tipo quanto riesco a leggere in 24 ore. E allora io da ieri mi sono data questo obiettivo per il weekend lungo, ieri, oggi e domani, ma non nel senso di passare le giornate a leggere, ma ogni volta che mi metto sul divano, invece di partire di default a accendere la TV per mettere un video su YouTube che neanche seguo, poi mentre il video va avanti per fatti suoi, io sul cellulare sono lì a giocare con Instagram o Facebook senza neanche guardare veramente qualcosa che mi interessa. Invece mi metto sul divano da brava bambina con il libro e leggo. E nonostante io tra ieri e oggi abbia fatto anche un bel po' di cose in giro per casa, sistemazioni e cose varie, lavatrici da fare, stendere e lo shampoo, che è un impegno notevole, vi assicuro che asciugare queste cose è un impegno notevole. Io ho letto tra ieri e oggi 60 pagine del libro. Quindi diciamo che il progetto, non per novembre, ma proprio per il futuro, è quello di perdere sempre meno tempo possibile sui social, che mi piacciono, ci vado se ho voglia di guardare qualcosa, però non mi ci devo inebetire per ore quando potrei fare qualcosa che mi fa molto meglio al cervello e all'anima, e cioè per esempio leggere un libro, ma anche guardare un video YouTube, però seguendolo veramente, non averlo come rumore di sottofondo, ecco, perché altrimenti la cosa non ha senso. Quindi diciamo che questa sorta di mini social detox da novembre in poi non è una cosa di un obiettivo di novembre, è una roba di un obiettivo a lungo termine. Vi racconterò come sta andando. Raccontatemi anche voi se avete mai monitorato quanto tempo passate sui social, perché so che ci sono delle app del cellulare che tipo dopo un'ora ti bloccano Instagram, Facebook, eccetera. Però a me questa cosa, cioè che poi diventa una regola esterna imposta, mi sta un po' antipatica, quindi devo capire, ecco, se voglio seguirla così o meno. Per il resto direi che a novembre, so già di aver speso dei soldi, ma di cose assolutamente che poi vi mostrerò. Non ho comprato quadretti con i diamantini, ma ieri, 1º novembre, ho fatto un paio di
spese di cui vi online, ovviamente, di cui poi vi racconterò più avanti. E direi che ho detto tutto, fatemi sapere se avete già l'agenda 2025, che agenda avete scelto, se la usate davvero, o altre cose riguardanti l'agenda che sono curiosa e poi ci aggiorniamo alla prossima settimana. Non so con che video, però adesso vado a comprare la pizza.